Allora, continuiamo ora il programma di macchine in maniera, diciamo, più o meno brillante, di meccanica, scusate, in maniera più o meno brillante. Siamo usciti dalla cinematica del punto. Cinematica del punto che ovviamente ci insegnava a considerare e analizzare il movimento da un punto di vista soprattutto di equazioni che ti permettevano l'analisi del movimento. Però, come sappiamo, nella realtà di tutti i giorni, i corpi, così come un domani andremo ad analizzare i componenti meccanici, non possono essere approssimati ad un punto, ma hanno una dimensione, chiaro? Quindi, il passaggio successivo dalla cinematica del punto è quello della cinematica del corpo. A tale proposito, questo è un argomento che apre tantissimo l'analisi. Anche qui, chi andrà all'università avrà modo di vedere, diciamo, la complessità di un moto di un corpo, perché un corpo può essere fatto da più punti, soprattutto può essere fatto da più punti che non è detto restino a distanza relativa fra di loro costante. Ovvero, durante il movimento, questo corpo si potrebbe deformare e quindi cambiare la posizione relativa dei punti del corpo stesso. Chiaro? Ovviamente siamo alle scuole superiori, dobbiamo dare comunque un concetto e una nozione, ma dobbiamo anche lavorare cercando di fare delle ipotesi semplificative. Questo perché ci permette di fare un ragionamento che ha sempre una certa sostanza. Quindi permette di affrontare, diciamo, di spiegare il 90% del fenomeno, al limite trascura alcuni effetti che ovviamente se considerati però vanno a influenzare non spesso la gran parte del problema. Cioè le ipotesi che faremo ora permettono uno studio al 95%, trascurando quegli effetti ovviamente che ora vedremo. Chiaro? E quindi è da ritenere sufficientemente buono. Quali sono le ipotesi che noi facciamo? Noi facciamo due ipotesi. La prima è di corpo rigido. La seconda è di moto piano. Quindi, quando da ora in poi noi parleremo di cinematica del corpo, parleremo di un corpo che è rigido e che si muove di moto piano da ora fino a che non finirete gli studi di diretta scuola superiore. È chiaro, poi andando all'università non ragionerete più, o meglio, gli esercizi che farete all'università saranno tutti di corpo rigido e di moto piano prevalentemente, però fondamentalmente affronteranno anche il problema di un corpo non rigido a livello teorico e di un moto non piano, quello più comunemente, quindi in moto nello spazio. Vediamo che cosa comportano queste due ipotesi. Cosa vuol dire corpo rigido? Per semplicità, noi supponiamo di analizzare il moto di una ruota che rotola in un piano. La ruota, come sapete, ha uno spessore. Supponiamo sia un cilindro che rotola. Quindi ha tre dimensioni, vero? La dimensione radiale e la dimensione nello spessore del cilindro. Ritorna? Prendiamo quattro punti di questo cilindro. Uno. Ragazzi, non vi distraete ora perché quando introduco un argomento, se perdete la prima parte, perdete tutto. Ne potevamo prendere 1.000 di punti, chiaramente per semplicità ne prendiamo 4. Cosa vuol dire corpo rigido? Vuol dire se io tiro delle rette, le faccio di colore diverso, tra 1 e 2, poi collego 2 e 4, poi collego con altro colore verde il 4 con il 3. Infine collego con l'ultimo colore
il 3 con l'1. Io qui ho tre colori diversi, tre distanze diverse. Ho il marrone, che la chiamo D1-3. Ho il rosso, che la chiamo la distanza da 1-2, cioè dal punto 1 al punto 2. Ho il punto blu, che è la distanza dal punto 2 al punto 4. Ho il verde, che è la distanza dal punto 3 al punto 4. Cosa vuol dire l'ipotesi di orco rigido? Ipotesi. Il corpo è rigido, quindi è un'affermazione. Tesi. Quando D1-3, D1-2, D3-4, D2-4 sono costanti nel tempo e durante il movimento. Ovvero il corpo si muove, ma non perde mai queste distanze, rimangono costanti. Questo vuol dire corpo rigido. Chiaro? Ci siamo? Ritorna? Cosa vuol dire moto piano? Ipotesi. Moto piano. Tesi. Se i punti 1, 2, 3, 4 appartengono a un piano, chiamiamolo Z, quindi supponiamo che questo sia il piano Z che li contiene, chiaro? Quindi sono tutti in un piano. Durante il moto questi punti rimangono nel piano. Chiaro? Ci siamo? Per questo avvenga vuol dire o questi punti ruotano rispetto a un punto che appartiene rispetto a un asse perpendicolare al piano, ritorna, perché è l'unico movimento di rotazione che gli permette di rimanere nel piano, ritorna, perché se ruotano rispetto all'asse Z, scusate, lo chiamo nello stesso modo, ma qui sarebbe meglio se lo chiamavo rispetto alla lettera greca gamma, per non sbagliare. Comunque, se ruotano rispetto a un asse Z, dove questa è la traccia dell'asse, ovvero l'intersezione dell'asse rispetto al piano, e se l'asse è perpendicolare al piano, questi punti si muovono rimanendo nel piano. Questo vuol dire moto piano. Chiaro? Oppure, per rimanere in piano, traslano rispetto all'asse XY, ma traslare vuol dire rimanere contemporaneamente nel piano. Quindi o traslano lungo X o traslano lungo Y, rimanendo paralleli sul piano. Quindi ritorna? Quindi o fanno un moto di traslazione lungo X e Y o fanno un moto di rotazione intorno a Z. Quindi il moto è piano. Ho solo tre gradi di libertà. Rotazione di piano appartenenza o traslazione, ma tenendo il piano parallelo all'origine. Chiaro? È chiaro, se io for rotare questi punti rispetto all'asse X o rispetto all'asse Y, capite benissimo che questi punti ruotando non rimangono più nello stesso piano. Chiaro? Bene, fatto queste due definizioni, possiamo cominciare ad analizzare la cinematica del corpo, memorizzando che noi guarderemo dei movimenti piani
di corpi residui, sarà sottinteso, ma è comunque questo tipo di moto che noi faremo. Perché ti forzo tanto? Perché quando poi andrete all'università e vedrete spostare chi ci andrà a questo mondo, dirà: ma il professore mi aveva fatto vedere che esisteva solo un moto. No, è un caso particolare di tutti i modi possibili. Chiaro? Però è sufficientemente approssimato per permetterci di affrontare la gran parte dei movimenti dei corpi che si analizza. Immaginatevi una ruota di una macchina che rotola, è un motopiano di un corpo rigido. Ma mi mette a considerare la ruota durante il movimento si deformi. Che approssimazione può considerare il motopiano? Nessuna. Che approssimazione può pensare alla ruota rigida di acciaio invece di gomma e si deforma? Praticamente nessuna. Il 90%, anche il 95%, degli effetti di una ruota e rotola non è certamente legata né tantomeno a non essere rigida, né tantomeno a non muoversi in modo piano. Chiaro? Mi seguite? Bene. Fatto questo, vediamo le caratteristiche che ci interessano di un corpo rigido. Questo corpo rigido ha un punto molto importante che a noi ci serve tantissimo, questo anche in previsione della dinamica, vero? Perché? Perché noi ci dobbiamo riferire sempre a dei punti, perché non ci dimentichiamo che quando noi facevamo l'equazione oraria ci dobbiamo ricordare due cose: che la grandezza spazio, la grandezza velocità, la grandezza accelerazione erano grandezze scalari o vettoriali. Benissimo. Quindi quando noi mettevamo dentro questa equazione i numeri, oltre all'unità di misura, ci dobbiamo rendere conto che quelle erano componenti di un vettore. Qui dovevano essere proiettate tutte lungo la stessa direzione, se no non le potevo mettere in un'equazione. Cioè non posso mettere in un'equazione componenti che non sono appartenenti alla stessa direzione. Cioè non posso sommare una componente X e una componente lungo l'asse Y. Devo stabilire un sistema di riferimento, una direzione, proiettare tutto in quella direzione e poi sommare. Come facevo in modo parabolico. Asse X, proietto, metto le grandezze. Asse Y, proietto e metto le grandezze. Non potevo mettere la velocità VY insieme alla velocità VX. Commettevo un errore. Questa è un po' la differenza tra la fisica e la matematica. La matematica vi fa vedere dei numeri puri. La fisica, prima di usare il numero, vi chiede che il numero sia congruente per stare in quell'equazione, compatibile. Prima di mettere il numero, stabilisco un sistema di riferimento, trasformo il vettore in una componente, quindi in un numero, allora lo posso mettere nella stessa equazione. Mi seguite? O mi avete già perso? Chiaramente il numero che metto nell'equazione deve avere anche un'unità di misura congruente. Cioè se metto una velocità, deve essere tutte velocità di metri al secondo. Chiaro? Se metto un'accelerazione, deve essere metri al secondo quadrato. E via di pezzo. Chiaro? Bene. Altro punto fondamentale. Tutto quello che scrivevo era riferito a un punto. Perché? Perché la velocità è di un punto. Lo spazio è percorso da un punto. L'accelerazione è di un punto, quindi ora ho un corpo, qual è questo punto? Quindi quando io ora applicherò le mie equazioni che sono le stesse, devo specificare quale punto sto analizzando, perché se cambia il punto, cambia la componente, cambia il significato, cambia il vettore, chiaro? Quindi S, di quale punto del corpo sto parlando di S? Chiaro? Voi immaginate, ora io anticipo già il problema, una ruota che rototrasla. Cosa vuol dire rototraslare? Come dice la parola, vuol dire ruotare e contemporaneamente traslare. Quindi la ruota della vostra automobile, la ruota del vostro scooter, la ruota della vostra bicicletta, mentre gira avanza, ritorna. Quindi se io prendo un punto a caso, il baricentro, il baricentro che cosa fa? Ruota, vedremo intorno a quale punto, intorno a un punto di contatto, è il punto a contatto del terreno, e allo stesso tempo avanza.
perché se non avanzasse voi girereste i pedali o mettereste il gas e la vostra moto starebbe ferma. Ritorna? Se voi pensate alla vostra macchina qua, o al vostro motorino o alla vostra bicicletta, quando date gas, se la ruota rotasse e basta, voi rimaneste fermi. Ritorna? Ci siamo o no? Ci siamo? Chiaro? Però se è vero questo, secondo voi il punto G o il punto P hanno le stesse velocità tangenziali? No. Quindi, ancora non sappiamo come far calcolarlo, ma già sappiamo che quando io parlo di S ci devo mettere un qualcosa sotto l'S, si chiama pedice, che mi dice se è rispetto a G o se rispetto a P. La velocità è di G o di P? L'accelerazione è di P o di G? Chiaro? Ci siamo? Devo definire il punto che sto analizzando. Chiaro? E questo sarà importante anche alle folle forze, vero? Perché quando folle forze, se la forza è applicata qui, genera un momento rispetto a O. Ma se la forza è applicata qui, il momento che genera, la forza è sempre la stessa. Cambia il punto di applicazione, cambia il, quindi cambia l'effetto e la forza genera. Ci siamo? Fatto questo, di tutti i punti del corpo ce n'è uno che useremo tantissimo. Qual è il punto di un corpo che useremo tantissimo? Come si chiama questo punto? Il baricentro. Il baricentro, che cos'è fisicamente? Attenzione, molte volte si fa confusione tra il baricentro e il centro di massa. Questi due coincidono in un caso solo. Ora, per gli studi tecnici, visto già la platea che ho già perso 4 alunni, ma pure ne perderò altri 2, quindi spiego per 2. Perché sì, perché li perdo, perché il ragionamento, perché chi dice il lite è facile e non si rende conto nemmeno che dice. C'è tanti modi di studiare le ossa tecnicamente al lite, o le studi approssimate, senza capire che approssimi però, o le studi approssimate aprendo l'approssimazione che sta facendo, che cosa ben diversa. Chiaro? Perché se io sono consapevole, mentre studio un problema, lo approssimo, so se posso permettermi di farlo e che impatto questo può avere lo studio sto facendo. Quindi se quell'approssimazione non influenza l'analisi che sto facendo, mi va bene accettare l'approssimazione. Ma se sto andando a cercare un effetto collaterale per cui quell'approssimazione non lo considera, sto facendo uno studio sbagliato. Quindi il sapere l'approssimazione uno fa sono importanti perché? Perché chiaramente fanno capire se quello che sto facendo, approssimandole, semplificandomi le cose, compromette il risultato che guardo. Perché se no vedo un numero, mi fido che quel numero sia giusto, ma quel numero è completamente sbagliato perché deriva da un'approssimazione sbagliata. Chiaro? Ci siamo? Allora, quando è che il baricentro e il centro di massa coincidono? Coincidono quando il materiale è isotropo, che è il 99% degli studi faremo noi. Cosa vuol dire isotropo? Che qualsiasi zona del corpo io prenda, se io prendo un volume uguale, la massa, il peso è uguale. Cioè questo corpo ha la stessa massa. Chiaro? Scusate, è più giusto parlare anche di omogeneo. Cioè di un corpo a densità costante, chiamiamolo osio, perché forse isotropo vuol dire ancora un'altra cosa, è più un comportamento alle solidificazioni. Quindi, se io considero un corpo a densità costante, vorrebbe dire in tutto il volume, se io prendo un metro quadro qui e prendo un metro quadro qui, il corpo pesa uguale, ha la stessa densità. Chiaro? Che è l'ipotesi che si fa al 99,9% delle ipotesi. Mai analizzeremo
un corpo che non ha densità costante all'interno del proprio volume. Ci siamo? Quindi io prendo una ruota di un'automobile, la considero che abbia densità costante in tutto il corpo, non che dalla parte della gomma ha una densità diversa dal sistema interno. È chiaro, se considero la vibrazione di una ruota in terra mentre gira, in quel caso lì, se analizzo la vibrazione, devo pensare che in quel momento la ruota non si sta comportando a densità costante, perché sto guardando il saltellamento, probabilmente il baricentro non coincide con il centro di massa e quindi la ruota saltella. Quindi se guardo la vibrazione mi devo preoccupare che la densità non è costante. Ma se io studio l'energia che ci vuole una ruota per mandare alla velocità di 100 km/h, considero la ruota isotropa, scusate, a densità costante, non mi metto a considerare il saltellamento della ruota o l'energia dissipata dal saltellamento. Mi seguite? Qui siamo un po' alti di livello, però dovete cominciare, vedo una classe di un certo livello, mi permetto anche di arrivare a un certo livello. Poi magari farò una retromarcia per quelli più che magari non vogliono arrivare a questo livello. Però concettualmente cosa sto studiando? Sto studiando l'energia che ci vuole per mandare una ruota da 0 a 100 all'ora in 10 secondi? Considero la ruota a densità costante. Viceversa, sto considerando una ruota, il saltellamento di una ruota. Allora devo considerare come mai la ruota saltella? Probabilmente perché in quel momento il baricentro non coincide il centro di massa, che ha il centro di rotazione, quindi nasce una forza centrifuga che me lo fa vibrare. Ed è tanto maggiore quanto più distante il baricentro si trova da il centro di massa. Allora cosa faccio? Ci metto dei pesi artificiali e la riequilibrio. E quando la portate a equilibrare? In quel caso lì il problema è affrontare il fatto che non sia a densità costante. Non lo potete approssimare, se no non risolvete il problema. Chiaro? Se invece problemi faremo noi, densità costante, studieremo altri effetti. Voglio portare questa rosa a 100 km/h in 10 secondi. Quanta energia meccanica ho bisogno? Chi me la produce? Chiaro? Ci siamo? Non me ne frega nulla il fatto che possa saltellare. E quindi dissipa una percentuale di energia, perché saltellando ovviamente parte dell'energia la dissipa. Non me ne frega nulla. Approssimo quella. Sbaglierò l'1% dell'energia e calcolo, ma è una cosa che non mi interessa. Ci siamo? C'è una teoria, entro la prima ora si dovrebbe andare in bagno, no? Ve lo dico perché voi continuate a violarla, cercate di rispettarla, perché se c'è la dirigente giustamente si arrabbia. Finisco questo, proprio subito. Finisco questo, cos'è il baricentro e cos'è il centro di massa? Il baricentro è quel punto per cui prendiamo che la ruota sia fatta di 4 punti. Non è così, va bene, ma che sia 4 punti collegati da delle aste di massa trascurabile 1, 2, 3 e 4. Quindi io ho delle aste di massa trascurabile che collega queste 4 masse puntiformi. Le aste hanno la funzione di creare il corpo rigido, perché se ci metto l'asta non crea il corpo rigido. L'asta però è infinitamente rigida, quindi non si deforma, le tiene a distanza costante il corpo rigido, però allo stesso tempo non ha massa. Quindi posso fare questo ragionamento. Qual è il punto G? Il punto G è quel punto per cui, moltiplicando la distanza dei vari punti quindi baricentro G è quel punto che ha, se io prendo un sistema di riferimento, va bene? E determino qual è la coordinata del baricentro rispetto al punto di riferimento che ho messo. È quella coordinata che avrà la somma delle coordinate dei vari punti lungo l'asse X, quindi sarà la proiezione di questa lungo l'asse X, la proiezione di questa lungo l'asse X, la somma quindi di queste
distanze moltiplicate per la loro massa, m1 più xg2 per m2 più xg3 per m3 più xg4 per m4 fratto il numero di masse che ho considerato. Analogamente posso determinare la componente lungo y del baricentro G è quella che avrà le coordinate y di G1 per la massa m1 più la coordinata di y di G2 della massa 2 rispetto a m2 più la coordinata di y, la distanza dal baricentro 3 per m3 più la distanza lungo l'asse y del baricentro G rispetto alla massa 4 per m4 fratto 4. Chiaro? Per la massa, perché è la definizione di baricentro, cioè sarebbe il baricentro per il punto equidistante da tutte le masse del corpo, però la distanza pesata rispetto alla massa. È chiaro ora se tutte queste masse sono uguali? Chiaro? Non l'ho. Sarebbe pari a, scusate, ho scritto una bischierata, al rilevamento delle 4, dovevo scrivere 4m, va bene? Alla massa del corpo fratto la somma delle masse, va bene? Quindi la massa totale del corpo sarebbe, va bene? Sarebbe 4m, sarebbe le 4 masse. Cos'è il centro di massa? Il centro di massa è la stessa cosa, soltanto invece della massa m1 ci metto il volume v1 dei punti 1, 2, 3 e 4, fratto la somma dei volumi delle quattro grandezze. Va bene? Invece di metterci la massa ci mettete il volume dell'oggetto considerato. Chiaro? E quello è il centro di massa. Perfetto. È un ragionamento molto semplice, che se la densità è costante c'è una relazione tra volume e massa, quindi xg coincide con, non so come chiamare il centro di massa, xc e yc, dove qui c'è xg1 per V1 più XG2 V2 più XG3 V3 più XG4 V4 fratto V1, V2, V3 e V4. Ma è di semplice ragionamento vedere se la densità è costante in tutti i punti. Io posso scrivere che V1 è uguale, cioè V1 uguale alla densità per M1. Chiaro? Mi torna? V2 è uguale alla densità per M2. Ma se scrivo questa e al posto di V1 sostituisco ρ per M1, ρ per M2, ρ per M3, metto in evidenza il ρ perché è costante, questa diventa uguale a questa. Mi torna? E quindi il centro di massa coincide il centro col baricentro. Mi torna? Se io qui al posto di V1 ci metto ρ M1, qui ci metto ρ M2, qui ci metto ρ M3, qui ci metto ρ M4, qui ci metto ρ M1, qui ci metto ρ M2, qui ci metto ρ M3, qui ci metto ρ M4, metto in evidenza il ρ, fa un raccoglimento totale, e avrò ρ di x di g1 per m1 più
x di c2 per m2 più x di c3 per m3 più x di c4 per m4 fratto rho per m1 più m2 più m3 più m4. Ma il rho lo semplifico e a quel punto tornato l'equazione baricentro. E infatti il centro di massa e il baricentro coincidono se la densità è costante. Chiaro? Analogamente lo posso ripetere per y. Se ora io prendo una puleggia, quando analizzerò le puleggie che ruotano, o le ruote, no? Io bene, ruota intorno ai mozzo. Il mozzo ci dà per scontato la parte diciamo, che collega la ruota al motore, è nel centro di massa, ma coincide col centro, col baricentro, perché la densità è costante. Chiaro? Ora la prossima volta ci vedremo, che è domani, analizzeremo il primo movimento e vedremo se sarà un movimento che in qualche modo vi crea qualche piccolo, spero di no, ma vi crea qualche piccolo problema. Cioè domani vedremo il primo motopiano, che è quello più comune perché le traslazioni, parliamo chiaro, se questo corpo traslasse il punto 1, il punto 2, il punto 3 e il punto 4 e il baricentro hanno tutti la stessa velo, perché devo rimanere nel piano. Se no rimarrebbero nel piano, ritorna. Perché se il punto 1 ha una velocità diversa dal punto 2, il punto 2 si staccherebbe dal piano o viceversa. Ritorna? Quindi se è una traslazione non c'è problema. Tutti i punti di piano hanno la stessa velocità. Chiaro? Se è una rotazione, ovviamente vari punti hanno velocità diversa a seconda della distanza del centro di rotazione, che è ovviamente da definire di volta in volta. Chiaro? Perché diventa un moto circolare, più distanti sono dall'asse di rotazione, maggiore la velocità o l'accelerazione o anche lo spazio percorso. Chiaro? Dubbi?